Allora, buongiorno a tutti, diamo inizio a questa nostra conferenza stampa che riguarda il progetto Georgios, il progetto proposto dall'Associazione Culturale San Giorgio di cui è presidente l'Avvocato Mazzetti. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con la provincia di Reggio Calabria, che ha anche cofinanziato questo intervento, e vi è anche il patrocinio del comune di Cova Marina. Sui dettagli poi del progetto parlerà il presidente dell'Associazione San Giorgio. Quello che mi sento di dire come sindaco di questo comune è che questa amministrazione intende dare grande importanza alla tematica della cultura, porre al centro della propria azione, del proprio agire amministrativo, la cultura, perché siamo consapevoli dell'importanza e che perché ci possa essere una rinascita del nostro paese, della nostra comunità, ma di tutta la Reggio Calabria. È chiaro che siamo obbligati a investire sulla cultura, anche perché il nostro territorio, quando dico il nostro territorio intendo il nostro territorio comunale, ma parlo anche dei territori sulla comunale, quindi di Aria, è ricco di beni culturali. Quindi investire sulla cultura, perché solo così ci può essere sviluppo, progresso, ma anche dare opportunità soprattutto ai giovani di lavoro, quindi nuove occasioni, di opportunità di lavoro. Noi abbiamo subito e immediatamente accettato anche di buon grado la richiesta che ci ha avanzato l'Associazione San Giorgio di patrocinare questo ciclo di conferenze che si svolgeranno nei mesi, la prima inizierà sabato e poi fino al 23 agosto nel centro del parco appunto archeologico, dove ci saranno una serie di relatori che parleranno della cultura ebraica. Io quello che voglio soltanto aggiungere è che con l'amministrazione comunale stiamo anche lavorando per rilanciare, valorizzare e promuovere il sito di San Pasquale. Abbiamo avuto una serie di incontri con l'uomo, con la dottoressa Bonomi, e a breve andremo a sottoscrivere nuovamente la convenzione che disciplina i rapporti tra comune e sovrintendenza. Dovrebbe partire anche a breve un finanziamento di 600.000 euro sempre per il parco di cui è attenta tutore la sovrintendenza, e poi in uno dei prossimi consigli comunali deliberiamo l'adesione al progetto della carta di fondazione delle Giudecche di Reggio Calabria. E questo progetto, che va sempre nella direzione di promozione e valorizzazione del parco, è proposto dalla provincia di, diciamo, è l'ente, diciamo così, che l'attuatore in questo momento è la provincia di Reggio Calabria, e questa carta delle Giudecche, che fondazione si andrà a costituire l'8 settembre, è stata proposta dall'Istituto Internazionale di Cultura Ebraica. Noi, diciamo, non l'abbiamo ancora fatto, ma perché siccome la data è l'8 settembre, da qui a breve dovremo fare una serie di consigli comunali, quindi in uno dei prossimi consigli comunali aderiremo dal punto di vista formale, ma già abbiamo aderito a questa ulteriore iniziativa, a questo ulteriore progetto di valorizzazione del sito. Quindi io per il momento ho concluso, e adesso interviene l'assessore alla cultura, la dottoressa Collio. Buongiorno a tutti, come diceva il sindaco, siamo qui oggi per promuovere questo progetto, che è un progetto di alto livello che ci consente di rilanciare il centro di documentazione
di San Pasquale. Ovviamente questa è solo la prima delle tante iniziative che abbiamo in programma, proprio perché uno degli obiettivi primari della nostra amministrazione è quello di riqualificare Poma Marina anche dal punto di vista culturale. Esistono e ci sono varie, a parte ovviamente il Basar Pioderi, realtà culturali che vanno valorizzate, proprio perché bisogna far sì che anche la cultura povese venga conosciuta da prima da noi povese e poi da tutti, dalle zone circostanti anche oltre. Ora, ci fa piacere che il rilancio venga fatto dalla Vota Comanzetti e della sua associazione, da questo progetto che, come diceva il sindaco, è patrocinato dalla provincia e anche dalla comunità ebraica di Napoli, quindi ovviamente un prestigio di alto livello, perché avere un patrocinio della comunità ebraica non è semplice. E niente, questo, adesso passo la parola all'avvocato Mazzetti, che ovviamente ci dirà più nel dettaglio come si svilupperà il progetto. Sì, con riguardo a questa amministrazione comunale, la persona del sindaco, l'avvocato Gruppi, e la dottoressa Mio, assessore alla cultura, per aver offerto questa opportunità importante per far proseguire questa prima fase del progetto di Orbio nella sua sede naturale. Il progetto mira alla riqualificazione culturale del sito archeologico dove esiste questa straordinaria sinagoga, la seconda sinagoga in tutta Europa per l'antichità, come quella di Ostia. E noi appunto abbiamo ritenuto che questa presenza debba essere valorizzata intanto con questa sollecitazione culturale attraverso un ciclo di relazioni che impegneranno, ci tengo a sottolinearlo perché questo è un altro aspetto saliente del progetto di Orbios, le risorse umane del territorio. I relatori sono tutti legati bene o male alla poesia e sono relatori di tutta eccellenza, a dimostrazione del fatto, con tutto il rispetto per tutti, che non abbiamo niente da invidiare da coloro che arrivano da lontano, perché noi abbiamo anche la forza culturale, accademica, di proporre delle cose di grande rilevanza accademica e culturale in senso lato. Ecco, si rimarcava il patrocinio morale della comunità ebraica di Napoli perché il presidente, il dottor Pierluigi Campagnano, ha riconosciuto l'alto livello dell'organizzazione, quindi ha concesso il patrocinio morale, quindi ovviamente l'utilizzo del logo della comunità ebraica di Napoli. Entrando nel dettaglio vedrete come tutti i fine settimana saranno impegnati presso il centro di documentazione a Pioderi, San Pasquale, in Pola Marina, attraverso un percorso che io definisco all'insegna del work in progress, perché potrebbero anche esserci delle sorprese, relatori che si potrebbero aggiungere, come già anticipo quella del professor Saverio Verducci, che si aggiungerà il giorno 20 luglio insieme a un parco di relatori altrettanto qualificati, come anche quella della partecipazione del professore Costa dell'Università di Architettura di Reggio Calabria, ma e sto lavorando anche in questa direzione, la partecipazione degli attori del Teatro Calabria che leggeranno delle poesie tratte dalla letteratura ebraica. Quindi abbiamo anche queste sorprese che potrebbero caratterizzare i singoli eventi. Ovviamente segnalo la domenica 27 luglio la presenza della comunità ebraica con Roque Pugliese, che è il delegato calabrese per la comunità ebraica competente per territorio, che è quello appunto di Napoli, e Agazio Fraietta, appunto, che interviene specificatamente, lo abbiamo catturato da Roma per offrire il suo contributo. Agazio fa parte della comunità ebraica e saprà affascinare la platea con la sua capacità di affabulazione. E non ultima anche la giornata, per esempio, del 9 agosto, dove si parlerà di Kasherut, quindi di cibi kasher, e l'idea è anche quella, e soprattutto quella, di far
fare interagire la sala, quindi non vogliamo fare accademismi, né vogliamo insegnare nulla, ma vogliamo creare un'empatia con tutti coloro che credo saranno numerosi e verranno partecipati. Un'ultima menzione anche per l'archeologo egittologo Silvio Strano, e un'altra risorsa del nostro territorio è Regino, ma è più facile, come dicevo prima, vederlo a Madrid o impegnato magari a Vienna in un convegno. Ecco, vi abbiamo sollecitato questo suo ultimissimo studio sulla danza farnese di provenienza tolemaica, perché siamo orgogliosi che Silvio Strano svolga la sua relazione a Bologna. Ecco, questi sono in sintesi le tappe di questa prima parte del percorso del progetto Cheopolis, e quindi invito a turisti, amici e tutti quanti a partecipare numerosi. Peraltro gli eventi sono previsti per le ore 19, quindi vi è la possibilità di trascorrere una giornata a Pova Marina, in questo splendido mare, e poi avventurarsi nelle maglie di questo interessante progetto. Se ci sono domande. Si stanno creando dei presupposti anche per una collaborazione non solo con gli FREI in Italia, ma anche con gli FREI di Israele attraverso questo rete di incontri? Sì, oggi stiamo vivendo, come sappiamo tutti, un momento particolarissimo di grandissima tensione tra mondo ebraico e mondo palestinese. E il progetto che è finalizzato a questo confronto dialettico, diciamo, ovviamente lo abbiamo pensato non prevedendo quello che oggi è la cronaca purtroppo drammatica di questi giorni, ma ci deve fare capire, riflettere su quello che è il concetto di altro, quindi il confronto con qualcosa che non ci appartiene, tra virgolette, resterà sempre qualcosa di diverso se in quell'altro noi non riusciremo a vedere quello che c'è di nostro. Quindi se non creiamo un vero e proprio scambio con l'altro, le posizioni rimarranno sempre lontane. Ecco, sarebbe auspicabile, perché no, ecco, alla fine di questo progetto, creare un ponte culturale anche con Israele. Lo abbiamo previsto, speriamo di realizzarlo, ma proprio nell'ambito di questo confronto dialettico. Più andiamo a scandagliare l'altro, più conosciamo noi stessi e più riusciamo sostanzialmente a creare quella che forse in passato sembrava quasi una ricetta semplice, però bisogna dirlo. Nella Gerusalemme di Saladino convivevano tutte le etnie, tutte le religioni dell'epoca. Oggi non riusciamo più a tollerare chi si comporta o chi ha radici diverse, e questo è un dato veramente preoccupante, quindi dovremmo trarre grande insegnamento dal passato e dalla sinagoga di Pova Marina, proprio nella sua accezione etimologica, intesa nel senso di assemblea, perché la sinagoga di Pova Marina non era soltanto dei la sinagoga di Pomerania, di tutti sostanzialmente, della comunità paleocristiana, della comunità grecanica, della comunità romana, ed era un crocevia effettivamente di culture e di scambi commerciali. Quindi la storia è veramente maestra di vita, deve insegnarci ancora tantissimo. Se succede purtroppo quello che stiamo assistendo, questo massacro tra queste due antiche popolazioni che periodicamente giungono al loro angolo limite e non riescono più a tollerarsi. Se ci sono altre domande, noi ringraziamo la stampa che è sempre presente, ci salutiamo e alla prossima occasione. Noi a breve, questo lo posso dire anche fuori, faremo insieme al Presidente contingiamo l'annuncio, avremmo dovuto farlo domani, ma io probabilmente domani davanti alle regioni, comunque in settimana faremo una conferenza stampa per rispondere alle varie indicazioni del dottor Battaglia, sia ex Presidente che non è più Presidente, quindi ve lo faremo sapere, vi chiederemo di esserci anche perché è un tema molto importante.
Siete sempre presenti, quindi grazie veramente.